continuare a battere le mani al campione Antonio Fiorillo. E c'è del fuoco! Oh, ma pensi sempre a magnà? E va va! Comics, un mondo da favola. Sì, Antonio, e qua va a finire che ti pigliano a te come testimonial, questa cancella. Your Sunday, Monday, I'm hanging with your man again. You came up back. Che giorno è oggi? Giovedì, perché? Ci sta l'ultima puntata di Wiz e Marco Buongiorno. C'entra nei video. Wait, wait, wait. Se non la smettete di pazziare, e lo do io un bel ripasso di civiltà. Avvocato, ditelo alla corte quello che fa Giarini. Volete venire voi al mio posto? Allora. Avanti un altro, con questo sono 2346 battesimi. Uè, ma che state facendo a motocicletta mia? Credo sia stato uno spiacevole equivoco e adesso mi assumo personalmente la responsabilità di spiegarlo. Ah, da assumere responsabilità, Madonna mia! Direttore, direttore! Oh, I've been told you, baby, you've done something so bad to me. I know you are the one that's creeping, you are the one that's creeping. Benvenuto al Festival Italia Musica, Antonio Fiorillo, complimenti, grazie. Che bella carriera, ecco perché dicevo un grande attore, grande comico, cabarettista, grazie. Che poi sicuramente oltre ad avere il primato di essere tra i più bravi, sarà cioè, però anche il più alto Io d'Italia, forse a livello credo, anche... Credo di essere l'attore più alto d'Italia, ecco. Chi insomma può un poco, come ti posso dire, competere su questa cosa è Max Tortora. Pensa che una volta ci trovammo a fare una sitcom che andava su Rai 2 che si chiamava Piloti, era quella nell'aereo. Ah, sì, 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 sì. Io per delle puntate andai a fare il ruolo che era di Bertolino perché Bertolino si fece male, tutti e due non entravamo in questo aereo. Quindi praticamente dovremmo insomma arrangiarci perché eravamo due grossi e non riuscivamo ad entrare Quanto in questa Quanto sei cosa. Alto, Antonio? Grazie. Io 2,10. 2,10. 2,10 e insomma questa altezza mi ha sempre aiutato perché poi ho trovato questa sorta di strada attraverso il cinema, perché io vengo proprio incominciato a fare l'attore che ero ragazzino, penso avevo 16 anni, già facevo le serate, le cose, poi insomma un po' la televisione, abbiamo visto pure... Beh, insomma anche belle produzioni cinematografiche, no? Quando avevo 21 anni feci questa trasmissione a Canale 5 che era la 6 l'ultima, era una cosa di barzellette, la vinsi e poi dal 2005 ho trovato questa strada nel cinema, lì diceva 20 film, mo siamo andati un po' avanti, siamo a 36. Bene, e poi Grazie. Mi piace anche... Tra film e fiction. Un giorno senza sorriso è come un giorno perso. No, però guardavo intanto l'inquadratura generale dove io e Benny sembriamo due mosche fammi, a confronto. Fai mettere Benny vicino a me. Perché no, se metti Benny vicino a me è come se io stessi al primo piano e lui al citofono. Quindi hai capito? Stiamo proprio... Fa mettere a Benny vicino a me. Benny invece...